Questo aspetto mi sembra che potrebbe introdurre molto bene il discorso dell'identità digitale, perché c'è un discorso di responsabilità della propria esistenza nel reale, è una sorta di tentativo di deresponsabilizzarsi nei confronti di una vita virtuale. Certo, beh, questo non si può fare. Cioè, il piano della responsabilità, perché qualcuno si è interrogato anche in modo molto raffinato sulla identità, sul significato del digitale. Il digitale, come dire, viene in qualche misura inquadrato sotto la categoria filosofica del possibile. È il possibile, non è ancora, è il virtuale, il Sì. possibile che non è ancora il reale. Ma qual è la distanza tra il possibile e il reale? Io credo che non ci sia nessuna distanza. Perché se diciamo noi in qualche misura sottraiamo il possibile, proprio perché non è ancora il reale, alla sfera della responsabilità, questo possibile non potrà mai diventare veramente reale, o se lo diventasse si creerebbero dei problemi. Quindi come dire, i termini della questione sono esattamente gli stessi. Ciò che noi, il convincimento interno, e la disponibilità esterna rispetto agli altri, che, come dire, regola il rapporto della responsabilità con il reale, è lo stesso che deve regolare il rapporto della responsabilità con il mondo virtuale, possibile, digitale. Non, come dire, non può essere altrimenti. Il profilo etico, secondo me, rimane esattamente. Non c'è nessuna forma, come dire, non è, cioè, la responsabilità dell'identità digitale non è una responsabilità immediata, proprio perché quel mondo è virtuale, è possibile. La responsabilità deve essere sempre al 100%, deve essere sempre integrale, perché altrimenti, diciamo, questo mondo non riuscirà mai, come dire, ad essere veramente pregnante, ad essere veramente, come dire, importante, rilevante. Ecco, non ci sono sconti sul piano della responsabilità, non c'è una responsabilità al 50% di mediata, una responsabilità al 100%, la responsabilità è sempre la stessa e si pone in questo rapporto, come dicevo io, che io stabilisco in primo luogo con me stesso e poi trasferisco agli altri, perché certo, se non sono sincero con me stesso, non potrò mai instaurare un rapporto, come dire, etico, autentico nei confronti degli altri, se non ho prima stabilito con me stesso. Quindi i due piani. E allora, se noi applichiamo questa relazione etica al mondo reale, non possiamo non applicarla al mondo digitale. Ecco, certo, ci sono cioè, il mondo digitale non è ancora il mondo reale, ma il profilo etico è sempre lo stesso, indipendentemente dal fatto che ci troviamo di fronte ad un'identità reale o se ci troviamo di fronte ad un'identità di. Il problema etico non si sposta di una virgola. Sì. Questa però è un'esortazione del filosofo etico, Sì. ma molte persone non si rendono, non hanno consapevolezza, non si rendono conto che la realtà virtuale è una vera realtà Ecco, e quindi hanno questa sì. una dimensione di minore responsabilità. Ma questo, ecco, vedete, questo diciamo è proprio questa deresponsabilizzazione che, ahimè, complica il problema del mondo digitale, dell'identità digitale, ma sotto molti punti di vista complica anche il problema dell'identità etica del mondo reale, perché poi diciamo che questa deresponsabilizzazione, come dire, in fondo copre tantissime aree della nostra società, anche del mondo reale. Certo. Ecco.